Grazie, allora bentornate. Oggi vi vorrei parlare di alcuni prodotti per la skin care, perché purtroppo per le amanti della skin care come me, spesso e volentieri la parola skin care equivale a salasso, perché a chi piace provare nuovi prodotti tende sempre a volte anche esagerare con l'acquisto di prodotti spesso e volentieri anche abbastanza costosi. Per cui oggi vi vorrei proporre dei prodotti per la skin care low cost, quindi complessivamente secondo me siamo sotto i 20 euro, e io comincerei dalla prima cosa che si utilizza. Io sono un amante del Clarisonic, infatti io ho questo che è il Clarisonic Mia 2, mi ci trovo veramente benissimo, la pelle rimane super pulita, super luminosa, ma se non potete o non volete comprare un Clarisonic, va benissimo una qualsiasi spazzola per la pulizia del viso. Adesso ormai le trovate veramente ovunque e di qualsiasi marca. Per cui io utilizzo sempre questo tutte le mattine e a volte anche la sera con un gel detergente. In questo momento sto utilizzando questo gel detergente di Yves Rocher ed è l'Hydra Vegetal, che è questo qui, ha questa profumazione molto fresca, non invadente, che buono, e ha un costo, se non vado errata, che sta sui 5-6 euro. Però calcolate che i prodotti di Yves Rocher io li acquisto sempre con le cartelline che arrivano a casa ogni mese, se ci si iscrive lo sapete anche voi che funziona così, e hanno sempre uno sconto da applicare su tutti i prodotti che volete, per cui io non li pago mai a prezzo pieno i prodotti Yves Rocher, e per me questa è una gran bazza, come si dice qui a Bologna, quindi una roba, una cosa buona. E questo io mi sento di consigliarvelo sia come costo che come proprio funzionalità, perché è veramente buono, fa questo profumino buono e fresco, ricorda un po' il cocomero, la parte verde del cocomero, come il cetriolo, ecco, e tende a idratare la vostra pelle, e io lo utilizzo insieme al Clarisonic. Dopodiché passo al gommage o peeling, in questo caso rimanendo sulla stessa linea del prodotto di Yves Rocher Hydra Vegetal, ho il gommage della stessa linea, e questo promette luminosità e freschezza. A me piace tantissimo perché è un gommage veramente delicato, non va a sgrattugiare in modo importante la pelle, anche perché se usate già il Clarisonic non potete andare a stressarla più di tanto anche con un gommage. La profumazione è la stessa e anche questo più o meno ha il costo di questo, più o meno stiamo lì, ecco. Però è veramente buono. Se preferite potete benissimo non utilizzare il Clarisonic o qualsiasi altra spazzola per la pulizia del viso, ma potete utilizzare direttamente il gommage. Dopodiché, che cosa bisogna fare dopo aver deterso ampiamente il viso? Se volete potete fare una maschera, ma il video maschere lo faremo un altro giorno. La cosa più importante a mio parere è applicare il tonico, perché lo sapete che il tonico aiuta a normalizzare, ecco, e a riequilibrare il pH della pelle. In questo caso io ne ho due da mostrarvi, semplicemente perché uno lo sto utilizzando adesso e l'altro l'ho acquistato per utilizzarlo appena l'ho finito, ma in entrambi i due casi sono assolutamente low cost. Allora, il primo è questo di Garnier all'uva ed è un tonico rivitalizzante, ha un profumo, ragazze, che ve lo dico, fa, è buonissimo, è fresco, dolcino, morbidoso, quando ve lo mettete in viso proprio lo sentite proprio che la pelle sta bene,
mi piace un sacco. E sapete che i prodotti di Garnier non costano una follia, anche questo sarà costato un po' 2 o 3 euro. E mi piace veramente, veramente tanto. Invece, un altro prodotto che mi piace tantissimo, tonico, ma è Eco Bio ed è super low cost perché trovate questa linea che si chiama Fiore di Magnolia all'Eurospin. Ebbene sì, sapete che io sono fissata con i prodotti Eco Bio e il loro problema di solito è che costano tanto, mentre in questo non costa tanto. No, devo dire che è veramente il top perché è buono, mi piace, ha un profumo veramente buonissimo. È dolcino, a me ricorda un po' la rosa. Infatti all'interno c'è estratto di magnolia, malva e rosa damascena. Non so se si legge così. Comunque sia, ha il certificato ICEA e quindi fa parte proprio del mondo Eco Bio Cosmesi. Questo è il tonico. Se, sono sbagliata prima, ho saltato un passaggio perché pensavo alla mattina. Alla sera, quando vi dovete struccare, dovete utilizzare comunque un'acqua micellare o un detergente viso che vada a struccare, latte detergente. Io utilizzo l'acqua micellare perché la preferisco e insieme al tonico ho trovato la sua acqua micellare, sempre con certificato ICEA, sempre Eco Bio Cosmesi ed è sempre l'acqua micellare del fior di magnola che trovate all'Eurospin. Secondo me, questa combo è veramente veramente buona perché va a purificare e a lenire la pelle, magari che può essere irritata, soprattutto in questo periodo dove c'è veramente freddo e esponiamo la nostra pelle a non so quanti agenti atmosferici. Ve li straconsiglio veramente. E in più con un prezzo che va al di sotto dei 5 euro vi fate la combo tonico e acqua micellare. Signora Eurospin, mi piace molto come ha ragionato sto giro, veramente, perché i prodotti sono veramente ottimi. E una volta deterso il viso e messo il tonico, la cosa importante secondo me è mettere sempre un siero. Al momento io sto utilizzando questo, lo sto aprendo perché l'avevo rimesso nella scatola perché mi piaceva. Questo di Fitorelax alla vitamina C. Adesso sono entrata in fissa con questa vitamina C, ne voglio provare di 850.000 brand e al momento sto utilizzando questo siero viso illuminante e idratante di Fitorelax. Comodissima la sua pompettina che rende l'applicazione molto più semplice e soprattutto la dose è quella giusta, non ne mettete troppo e non ne mettete troppo poco. Si può applicare tranquillamente mattino e sera. E insomma è super, veramente un prodotto super. Questo è il prodotto che costa di più all'interno di quelli che vi sto facendo vedere e sta tra i 10 e i 12 euro. Mi dispiace ma non ricordo con precisione anche perché sulla scatola non hanno messo il prezzo. Questo l'ho trovato da no, Esselunga OVS, ecco, l'ho trovato nel reparto beauty di OVS. E una volta applicato il siero, cosa importantissima è mettere la crema. Anche in questo caso ho voluto associarmi alla combo di Fior di Magnolia di Eurospin e vi propongo questa crema viso bio idratante intensiva. Anche questa fa parte della stessa identica linea. Guardate che carino anche il packaging, è sempre certificato ICEA, un prodotto Eco Bio Cosmetico. E ha questa profumazione di rosa che è una cosa buonissima. Io ho una passione per il profumo alla rosa che buono, che deriva dalla mia nonna Wanda, che lei aveva sempre questo tonico alla rosa. E ogni tanto lì se lo metteva e profumava di rosa, insomma, mi dà un sacco di ricordi questa profumazione. E niente, no, la cosa importante che vi voglio dire è che le
La skincare è basilare se volete avere una pelle bella, luminosa, radiosa, illuminata. Se non l'avete ancora presa questa abitudine, provateci. Tanto ci vogliono veramente 5 minuti. Ci vogliono 5 minuti di orologio, poi vabbè, se poi diventate avanti, cominciate anche a farvi maschere e cose varie. Però veramente per mettersi, per lavarsi il viso, mettere il tonico, il sera, la crema, ci vogliono veramente 5 minuti, se non meno. E poi perché no? È una coccola, dovrebbe diventare il momento coccola della vostra giornata. Detto questo, ragazze, io vi consiglio di andarvi a fare un giro in questi super negozi. Per assurdo, veramente, io quando ho visto la, come si dice, questa linea di fior di magnolia all'Eurospin, sono rimasta sbalordita, perché non ci potevo credere. Perché io giro in tantissimi negozi, mi piace veramente acquistare prodotti che purtroppo costano anche un po' e vanno oltre le mie possibilità economiche al momento, e però ci tengo perché è una cosa che mi piace, e vedere questi prodotti eco bio, che oltretutto come si dice, sottolineano, non lo so, non so come esprimerlo questo concetto, cercherò di scriverlo meglio sul blog. Io cerco, tento, provo in tutti i modi di utilizzare prevalentemente prodotti di base naturale, e questo non è sempre possibile, proprio perché questi prodotti costano tantissimo, e quindi trovarne a un costo veramente super basico e low cost mi fa essere iper, super, mega felice. Ecco, forse sono riuscita a spiegarmi. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio, spero di potervi essere stata d'aiuto, chi lo sa. Ringrazio anche una di voi che mi ha consigliato di fare questo video, infatti questo video è per te, carissima, e mi raccomando, se avete altre richieste, se avete domande, se avete opinioni, scrivetele tutte qui sotto nell'info box, e a presto, come sempre un abbraccio, ciao!